Siamo alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, l'edizione 2018. Siamo appunto facendo, abbiamo l'onore di ospitare adesso, in questo momento, nel nostro stand redazione Giampiero Calzolari, che è il presidente di Gran Latte, che è un gruppo del lattiero caseario italiano, molto importante per noi perché adesso io darò dei numeri, poi chiederò al presidente conferma di questi numeri. Comunque è una cooperativa che partecipa per il 77% del marchio Granarolo, rappresenta, raccoglie il latte da circa 700 allevamenti, ha un fatturato di oltre 1 miliardo, 1 miliardo e 300 milioni, ci risulta dai dati, e è presente in 75 paesi del mondo con ben 7 stabilimenti all'estero. Questi sono i dati. Adesso chiederemo poi al Presidente delle conferme o delle rettifiche. Comunque per noi è un vanto, perché è il più grosso gruppo lattiero caseario italiano e quindi per noi è un aspetto fondamentale, poi ha una dimensione multinazionale perché è presente sì nel nostro paese ma anche all'estero. Quindi chiederò al presidente Calzolari, sono questi i numeri? È effettivamente un gruppo così importante? Sì, i numeri sono questi. La cooperativa nasce ormai tanti tanti decenni fa, e abbiamo festeggiato il 60° proprio nel 2017. Poi negli anni è diventata, da come tutte le realtà locali, è diventata una realtà nazionale, e credo che la cosa fondamentale è che a un certo punto c'è stata nel gruppo dirigente l'intuizione di generare un SPA. Quindi il marchio Granarolo è quello con cui tutti ci conoscono, e la proprietà è in capo alla cooperativa, che ne controlla quasi l'80% del pacchetto azionario. In questo modo noi abbiamo un gruppo, una grande cooperativa, 700 allevatori che vanno dalla Lombardia fino alla Puglia, alla Calabria, e un brand che ormai è assolutamente riconosciuto a livello nazionale. Abbiamo 19 stabilimenti in Italia, e da qualche anno a questa parte, quando abbiamo colto con preoccupazione cosa stava succedendo sul mercato nazionale, il calo dei consumi, ci siamo fortemente orientati anche all'espansione all'estero, soprattutto per veicolare all'estero i nostri prodotti. Noi oggi abbiamo, di quel 1,3 miliardi circa di fatturato, un 30% di fatturato che sviluppiamo all'estero. Sono fondamentalmente piattaforme di distribuzione di prodotti lattiero-caseari e non solo, e sono in alcuni casi degli stabilimenti, ma il nostro scopo non è produrre all'estero, perché noi siamo cooperativa, il nostro scopo è mettere in condizioni di valorizzare all'estero i prodotti dei nostri soci, che ogni anno ci chiedono di produrre di più, perché poi vale per noi che la dimensione è fondamentale, ma vale anche per l'allevatore. Oggi c'è una concentrazione in atto: meno aziende in Italia di 5 anni fa producono il 10% in più del latte che si produceva in questo paese prima della venuta meno delle quote. Quindi un fenomeno di concentrazione importante. Noi dobbiamo essere in grado di dare un'opportunità a questo latte che i nostri soci ci consegnano. Quindi, dottor Calzolari, lei ci ha detto calo dei consumi domestici nel nostro territorio nazionale. Qual è la vostra opinione? Qual è le motivazioni più importanti di questo calo? Beh, diciamo, c'è una motivazione, diciamo, di ordine sociale, sociologico. Ci sono meno bambini, il latte normalmente è un alimento che viene consumato nell'età infantile, quindi ci sono meno bambini, ci sono famiglie che non hanno più la composizione di un tempo, per cui la colazione del mattino, che ha un aspetto anche rituale, oggi non ha più, molte volte in molte famiglie il papà prende un caffè in piedi, poi va a lavorare. Il figlio magari parte col pulmino per andare a scuola, quindi manca questo momento. E poi è l'insorgenza di una cultura meno orientata a tutto quello che sono le proteine animali. Quindi la carne rossa in particolare, i salumi e il latte ne hanno fortemente risentito. E poi devo dire c'è una denigrazione di queste proteine del sistema allevatoriale. Da molti media, molti sulla rete, ma molti anche su dei media nazionali, che danno un'immagine distorta di un mondo
che invece è fatto di grandi positività, a partire dal fatto che il latte è un alimento fondamentale che non può essere, come dire, ridimensionato nella razione, diciamo, nell'alimentazione di ognuno di noi. Però la somma di questi fenomeni produce un calo importante di consumi. Noi siamo da ormai da diversi anni a questa parte, un calo anno sull'altro del 3-4%. Noi siamo già oggi, rispetto a 5-6 anni fa, con un calo di consumi intorno al 20%. Il trend sembra orientato a mantenersi. Non c'è una controinformazione positiva, anche gli istituti scientifici, i ministeri non ci aiutano a comunicare la positività del latte, e quindi siamo noi allevatori e industria di trasformazione un po' soli. Per questo che abbiamo ritenuto opportuno anche di guardare all'estero, dove possiamo vendere prodotti di grande pregio come i nostri formaggi. Chiarissimo, dottor Cazzuoli, un'ultima domanda gliela devo fare. Il vostro gruppo ha messo tra le sue referenze anche i latti vegetali, o meglio queste bevande vegetali più correttamente. È stata una vostra scelta importante, ha suscitato delle polemiche. Ci può spiegare la motivazione di questa scelta? Guardi, sta tutto nell'articolo 4 del nostro statuto: valorizzare al meglio il latte comprato dai nostri soci. Quindi nel momento che il consumatore ha deciso che, per qualche motivazione che possiamo condividere o meno, anziché consumare latte, consuma una bevanda a base vegetale, noi riteniamo che sia più importante che sia un consumatore nostro che non della concorrenza, perché se guadagniamo un euro o mezzo euro o un centesimo, ci serve a pagare meglio il latte. Molto, molto, molto concretamente è così. Noi del resto oggi vendiamo e produciamo prosciutto, pasta all'uovo, aceto balsamico, grissini senza glutine, cioè abbiamo un paniere composito, perché soprattutto se andiamo all'estero, non solo, quando parliamo di prodotti italiani, il latte è fondamentale, così come lo è il prosciutto, ma così come lo è l'aceto balsamico. Però ripeto, la domanda l'abbiamo posta per prima ai nostri soci, e prima di partire ci siamo chiesti: lo facciamo o non lo facciamo? Ma abbiamo capito che noi non possiamo impedire a un consumatore di fare una scelta che ci può piacere o meno. Come dico sempre io, se in una famiglia c'è un figlio che è vegano, nel frigo che ci sia una bottiglia di latte di bovino, vaccino, granarolo, e magari una bottiglia di bevanda a base di nocciola, sempre granarolo. Grazie dottor Cazzuoli, chiarissimo, e grazie dell'intervista. Grazie a voi, grazie mille.